Visto e considerato che diciamo, ai nostri tempi l'istruttore ISEF o il laureato di scienze motorie non ce l'avevamo, quindi dovevamo un po' arrangiarci noi. Poi c'è stato l'evento diciamo, degli istruttori ISEF, quindi lascio la parola a Ballabio, allenatore dei Pulcini del Cermenate. Buonasera, sono Ballabio Marco, alleno il Pulcini del Cermenate ormai da 3 anni, arrivo da esperienze passate anche a livelli un po' più alti, diciamo. Niente, io sono d'accordo con Pellizzoni e il signor Franzoso per quanto riguarda l'importanza del settore giovanile, in quanto i ragazzi, come diceva Pellizzoni, sono sempre a livello motorio meno evoluti, meno abili. Ormai i genitori per far passare il tempo al figlio danno la PlayStation, danno il cellulare, perciò hanno dei pollici velocissimi, ma il resto del corpo lascia desiderare. Negli anni ho sempre visto il degrado, cominciamo comunque il peggioramento a livello motorio dei ragazzi che arrivavano a fare scuola calcio. Come mie esperienze posso dire che utilizzo la laurea in scienze motorie o l'esperienza avuta in università per formare prima di tutto dei ragazzi a livello fisico prima che calcistico, perché se un bambino non riesce neanche a correre, non riesce a fare una capovolta, non riesce a camminare o guardare più che la palla anche altri giocatori, è difficilissimo che poi riesca a poter stare in campo in un modo adeguato o al suo livello. E questo è un po' anche la pecca che molti genitori che vedono lavorare me o altri miei colleghi vedono che magari non facciamo solo le attività calcistiche specifiche, ma facciamo altre attività, per così dire, fuori dall'ambito calcistico e loro le ritengono che siano attività a tempo perso, cioè non ne vedono la loro. Non vedono la loro utilità e questa è la mia battaglia che porto avanti da un po' di anni, cioè spiegare ai genitori che io non creo un piccolo Messi, ma creo un creo. Cerchiamo di sviluppare un ragazzino che nell'ambiente futuro, in qualsiasi ambito, che può essere scolastico, sportivo, sappia un minimo muoversi o coordinarsi, anche perché il calcio è bellissimo perché, essendo uno sport di squadra, ti permette di sviluppare un sacco di relazioni con più persone, ma anche a livello motorio è uno sport completo, c'è la corsa, i salti, bisogna avere una coordinazione oculo-manuale, podalica o anche con un altro attrezzo che può essere la palla, che aiuta sicuramente poi nel percorso evolutivo del ragazzino. Niente, un'altra cosa che danneggia questi piccoli ragazzini che vengono a giocare o imparare a giocare sono sicuramente risultati che tolgono libertà ai tecnici o istruttori o allenatori di essere liberi di far giocare il bambino magari più in difficoltà per più minuti o di non sentire le polemiche dei giocatori, scusate, dei genitori che vogliono vincere a tutti i costi la partitella del sabato contro il paesino di fianco, cioè cose assurde che non stanno né in cielo né in terra e non capiscono che danneggiano soltanto i loro figli. Questo è dovuto sia gran parte, secondo me, dai genitori, ma anche al fatto che vengono messe classifiche, referti sui giornali e ho provato a avere o per sentito dire dei genitori che al posto di vedere il proprio figlio giocare sono andati a vedere la squadra che avrebbero incontrato la settimana successiva, parlo di pulcini, cioè ragazzini di 8-9 anni. E il problema è che i laureati in scienze motorie li vedono come dei ragazzi, solitamente sono giovani o simil giovani che non c'entrano niente col calcio e servono solo per sviluppare delle abilità al di fuori dell'ambito calcistico, perciò questa è la mia difficoltà che riscontro quando lavoro nei settori giovanili. Poi io magari prediligo la crescita del ragazzo che vince la partita. Cioè, molte volte si cerca, magari si fa quasi a fare apposta a sbagliare un bambino perché capisca,
e il genitore non fa in tempo a fare questa cosa che già fornisce la soluzione al ragazzo, limitando lo sviluppo cognitivo della ragazzo, dell'atleta. Adesso lasciamo parola a Tizza, visto e considerato che è stato, diciamo, un ex calciatore, quindi magari per quanto riguarda sia scienze motorie che calcio, quindi un bel abbinamento, insomma. Buonasera, sono Carlo e rispetto a Pellizzoni e a Marco sono probabilmente l'ultimo arrivato nella categoria allenatori, ecco. Ho iniziato a Cantù e poi adesso mi trovo a Sanfermo in un'altra realtà completamente diversa. Io penso che l'allenamento è legato soprattutto a una questione, come ha già detto Marco, a livello di abilità e di competenza da parte del bambino, nel senso di saper sia giocare a calcio ma essere in grado anche di prendere una palla, di saltare, di arrampicarsi, di scivolare e tutto quello che c'è attorno. Per quanto mi riguarda, secondo me l'allenamento importante è soprattutto a livello mentale, nel senso che io come allenamenti prediligo principalmente a livello psicomotorio, ovvero utilizzare sia a livello motorio il corpo, sia abbinato comunque all'abilità mentale di saper ragionare in una frazione di secondo, di saper scegliere cosa fare al momento giusto, perché penso sia un'attività importante a livello calcistico come anche in altri sport, soprattutto calcistico, perché ti arrivano tantissime informazioni essendo in 22 in campo, essendoci una palla da seguire, essendoci dei movimenti da fare, per cui il ragionamento è soprattutto importante in quest'ambito qua. Per quanto riguarda invece a livello di risultati sul giornale, ammetto che può essere legato molto al genitore, nel senso che il genitore inculca molto l'idea del risultato, di dover far bene la prestazione, non considerando che invece, essendo ancora piccoli, è più importante che magari riesca a saper calciare bene, a saper stare in gruppo, a sapersi divertire sia a vincere che a ridere tra virgolette delle sconfitte, perché poi comunque tutto passa, è solamente uno sport e quindi non c'è nulla da prendere di serio, soprattutto per quanto riguarda a livello di scuola calcio e Pulcini.